Siamo a Nardò in Salento per un congresso che si svolge dall'11 al 13 settembre. Il tema è recuperare le antiche tradizioni popolari nella cura per scoprire se queste tradizioni potranno aprirci nuove vie nella medicina del futuro. Il messaggio che è stato lanciato dal maestro Michelangelo Pistoletto del Terzo Paradiso ci ha permesso di ricongiungere due paesi molto lontani fra di loro, Finlandia e Italia, che sono però insieme capaci di rappresentare i due paradisi da cui proveniamo. Il primo, come dice Michelangelo Pistoletto, quello della natura, rappresentato dalla Finlandia, e il secondo, quello dell'arte e della cultura, rappresentato dall'Italia, che insieme, uniti, potranno dare luogo alla nascita del terzo paradiso, quello dell'uomo riconciliato con la terra e con il pianeta. Nouse maasta makoamasta päivän päälle päästämästä. Nouse kosasta kuumasta, pimeästä kuumasta. La Finlandia ha accettato con un enorme piacere e con grandi aspettative questo incontro con le tradizioni, con la medicina qui a Nardò. E quello che è l'obiettivo è di riuscire insieme a vedere quali sono le tradizioni comuni, che abbiamo una radice comune che ci rende tutti in qualche maniera affini e collegati, e che cosa farne di queste tradizioni, di queste radici in comune, in modo che possa essere benefico per il benessere, per la salute, non solo dell'individuo ma della società. L'iniziativa è quella di mettere la salute, l'arte e la politica, la società insieme, unire questi elementi per curare la società, curare la persona e quindi pensare che la creatività, l'arte e quindi anche quell'elemento sensibile che qui hanno chiamato sciamanesimo può aiutare insieme alla medicina moderna, la tecnologia, a portare beneficio all'umanità in tutti i sensi, allo spirito e alla materia e al corpo. Il corpo per me non è soltanto individuale, ma è anche sociale. On se aika jännä, että tämä rytmi on sama Amurilta Atlantin valtamerelle. Se on siis vanhempi kuin kieli ja tämä on myös parantavaa tämä. Il ritmo è sempre quello che accomuna diverse culture, praticamente tutto l'Artico. E attraverso il ritmo si curava l'individuo, si curava la società e si portava la persona a essere contatto con il mondo dell'aldilà, con la parte centrale, quello dell'uomo, e poi con quello di sopra. Come diceva Picasso, l'arte è una bugia che aiuta a vedere la verità. Quindi c'è tutto un ossimoro che occorrerebbe un po' dipanare. Però io credo che ci siano dei punti di contatto tra l'esperienza artistica e l'esperienza curativa. Cioè non c'è arte se non c'è trasformazione, altrimenti avremo dei comportamenti ripetitivi, quindi tradizionali, se volete anche compulsivi. La stessa cosa si ha nell'esperienza curativa, cioè bisogna passare da uno stato, tra virgolette, patologico a uno stato non patologico, cioè di benessere. La prima domanda che mi faccio io è curare che cosa? L'arte cura, ma che tipo di disagio, che tipo di malattia? Mi veniva in mente, probabilmente si parlava
un paio di cose. La prima è il famoso Ismenia Tebano, probabilmente qualcuno di voi l'ha incontrato nella letteratura. Ismenia Tebano era un medico di cui parla Teofrasto, che curava la sciatalgia suonando la cetra. Per guarire una persona devo risolvere due cose. Prima, devo risolvere la dissonanza creata dal conflitto psicologico. Secondo, devo aumentare la vitalità del corpo fisico, perché questo è il sistema difensivo. Quindi nel ripristinare la risonanza e aumentare la vitalità, ripristino la salute e lo stato di benessere. Noi parliamo sempre dell'invasione di uno Stato da parte dei migranti, di uno Stato che rifiuta i migranti, che rifiuta i popoli. Io credo che la Puglia possa raccontare come sia possibile parlare di linea di non fine, e io vorrei raccontare stasera lo stato d'animo. Noi abbiamo aperto e stiamo aprendo gli stati d'animo, che sono le nostre condizioni interiori, le nostre condizioni di anime, le nostre frequenze. Qui si è parlato di quantico, si sta parlando di sciamanesimo, si sta parlando di altra medicina, non solo del curassico. Io lo definisco la situazione della medicina attuale, il curassico è molto, diciamo così, non antica, magari, anzi in questi giorni si è parlato di etnomedicina, si è parlato di sciamanesimo, ripeto, e si parlava di tradizioni per la cura. Allora, curare, ancor prima che pensare alla corruzione della politica e della vita, penserei alla salute della vita. Noi abbiamo uno stato d'animo e dentro c'è una terra. Noi confiniamo con gli altri, quelli che non vediamo, che ci invadono o siamo invasi. Noi migriamo, continuamente migriamo, e succede qualche cosa. Come possiamo colmare questa distanza? Colmare, la possiamo colmare. Colmare, come hai detto, lavoriamo con la differenza che c'è in ogni paese che circonda il mare, e quindi il mare non è più un limite, un confine, come il confine tra le terre. Il mare è un confine comune, aperto, quindi non è più un confine, è la comunicazione del mare, che diventa anche la comunicazione dell'internet, dell'internazionale della comunicazione, dell'intercontinentale della comunicazione. Quindi noi dobbiamo comunicare col mondo. Ma cosa comunichiamo? Comunichiamo una capacità di intendersi, una capacità di essere co-creatori, artisti, co-creatori di una città, di una situazione che non esisteva. L'amministrazione comunale è stata contenta, ed io in particolare, di sostenere questa iniziativa, proprio perché i temi trattati erano tali che meritavano questa attenzione da parte dell'amministrazione, e d'altra parte gli invitati, i relatori, erano di uno spessore internazionale, quindi dal punto di vista della promozione turistica non potevamo farci sfuggire questa occasione. E poi la partecipazione di artisti del livello di Bergonzoni e Pistoletto, insomma, hanno contribuito a far sì che questa amministrazione si impegnasse totalmente per la riuscita di questo convegno.